Queste sono alcune delle operaie dell'OMSA che l'anno scorso hanno protestato a Faenza. Samuele Amici! Licenziata! Sono 320 le operaie che nel gennaio del 2010, tornando al lavoro dopo le feste di Natale, hanno trovato i cancelli del loro stabilimento chiusi. L'OMSA, nata nel 1941, è un'azienda che si è radicata nel territorio. Basta girare per la città per trovare degli ex dipendenti. Lei ha lavorato all'OMSA? Sì, cara. Quando sono andata a lavorare io avevo 1035 di cartellino. Ne sono rimaste 200, mi sembra. È male, eh? È male perché gli operai non sanno dove sbatte la testa adesso. Nel 1977 c'è stata la prima crisi, negli anni 90 la seconda. L'OMSA viene rilevata dalla Golden Lady di Nerino Grassi. La Golden Lady è ancora oggi un colosso internazionale, ma qui a Faenza 242 operaie sono in cassa integrazione. Tra di loro c'è Clara. Questa maglietta che... Riflette la mia ditta e tutto il marchio della Golden Lady, è il gruppo Golden Lady, in cui c'è l'OMSA che è la mia ditta e tutti i Golden Point che sono i negozi. Questo padrone ha tante fabbriche in Italia e all'estero, ne ha aperte quasi tre in Serbia, c'è la voce che ne aprirà un'altra in Russia. Siamo in cassa integrazione noi del gruppo di OMSA, ma anche Gissi giù nell'Abruzzo, che è sempre lo del gruppo Golden Lady, perché sto padrone ha i soldi, questo padrone non è in crisi. Finora sono 80 le operaie che si sono licenziate, sono le più giovani. Tra di loro c'è Valentina Drei, che ha pensato di investire i 23.000 euro della buona uscita in un piccolo chiosco. È un 10 metri quadri più o meno, poi dopo dietro c'è il bagno, e c'è tutto comunque, ecco. C'è la speranza che poi porti, che riesca, ecco, che non sia un fallimento, perché dopo mi tirerebbe proprio giù di morale in maniera... Però adesso proviamo. È stato difficile licenziarsi comunque da un'azienda? Sì, perché comunque sapevi che quello era un punto di riferimento, hai raggiunto magari una certa età in cui pensavi di lì io ci vado in pensione e ti trovi da un giorno all'altro che ciao, quella è la porta, puoi andare, insomma. Ma quali accordi aveva preso l'azienda con i lavoratori? L'azienda appunto a fronte della chiusura si impegnava a far reinsediare dei nuovi proprietari all'interno dello stabilimento della Golden Lady per dare rioccupazione alle persone. Veniva stabilito di mantenere l'attività produttiva ancora presente in azienda. Da chi è stato firmato questo accordo? Questo è stato firmato da tutti, dal Ministero, dalla Regione Emilia Romagna, dalla provincia di Ravenna, il Comune, le organizzazioni sindacali e soprattutto dalla Golden Lady. Ma dei 7 reparti, oggi ne funzionano solo 2. E se dai cancelli dell'OMSA 2 anni fa uscivano circa 150 persone, oggi invece... Pochissime, siamo una decina dentro a lavorare nel mio reparto. E c'è una tristezza incredibile. Le macchine non ci sono più, ci sono rimaste 2-3 macchine in un reparto dove ce ne stavano, non so, una settantina. Boh. Come si va a lavorare in questa situazione? Male. Che sentimento? Male, molto male. Ti viene angoscia tutte le volte che entri. Se venisse una riconversione magari... Ci spera? Ora forse non spero più neanche in quella, perché con un'azienda del genere che si è impegnata, cioè non ha mai fatto niente per noi, per cui non credo proprio che lo farà stavolta. La sua non è crisi, per cui ancora di più rabbia, perché è solo una questione di guadagno il fatto di andare in Serbia, quindi siamo molto arrabbiati. Abbiamo cercato i responsabili della Golden Lady per sapere quali sono le soluzioni possibili per